Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre due letture che abbiamo ascoltato ci prospettano proprio due situazioni specularmente opposte, su cui brevemente la vedremo insieme. Io richiamerei così quelle dei finti amici di Dio, che sono appunto gli scribi e farisei del Vangelo, e quelli dei veri amici di Gesù e di Dio, che sono quelli di cui parla San Paolo nella prima lettura. Adesso li vedremo brevemente. Ora, al di là dell'episodio del miracolo e della sua significazione simbolica della mano inaridita che Gesù opera in giorno di sabato, la cosa da notare di questo Vangelo è proprio il comportamento degli scribi e dei farisei, che non importa assolutamente nulla di conoscere chi è Gesù, non sono aperte alle sue azioni. Gesù ha fatto un miracolo davanti a loro, vero? C'era un uomo che aveva una mano così, gli ha detto stendi la mano e gliela guarita, e l'effetto è stato che questi, pieni di rabbia, discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. È terribile. Guardate che gli scribi e farisei, avete sentito quante volte ne parla anche il Papa, purtroppo i novelli scribi e farisei sono in mezzo a noi. Gli scribi e farisei sono quelli che si sentono giusti e perfetti davanti a Dio. Voi sapete che gli scribi erano anche istruiti, acculturati. Voi sapete che ci sono anche oggi, non so se qui essere unita pure, noi no, alcuni cari fratelli e sorelle laiche e laici, che magari, sapete che oggi la Chiesa, meno male, ha aperto diciamo anche il campo delle scienze teologiche a tutti, fanno quattro corsi per animatori della pastorale, se pensano di essere diventati sapienti come San Tommaso d'Aquino. Non ci si può parlare. Ti dico perché ho avuto modo insomma di intercettare direzioni di Gesù. Loro sanno già tutto, ne sanno più del parroco, ne sanno più del vescovo, ne sanno più del papa, e poi ci sono i farisei, che sono quelli che si sentono a posto, non hanno bisogno di niente. Come questi personaggi si sono chiusi a Dio fatto uomo, così oggi diciamo, si rinnovellano, perché nelle parrocchie gli scritti farisei puntano lì dal parroco, se anche sanno Dio ci mandasse il curato d'Ars, più santo dei parroci, sarebbe sempre un medio mentecatto che non capisce niente, d'accordo? Non una persona da accogliere e da ascoltare, ma da stare a guardare quello che fa per andare a sbirciare qualunque cosa che non funziona. E a guarda che ha fatto, a guarda che ha fatto, a guarda che ha detto, d'accordo? Oggi questo sport lo fa pure col Papa, eh? Io penso che sia per questo che il Papa ogni tanto comincia a parlare degli scribi, dei farisei, di quelli che si pensano perfetti e giudicano tutti, perché oggi lo fanno con tutti. Allora dobbiamo fare molta molta attenzione, miei cari, perché la santa umiltà che tutti quanti noi dobbiamo, a cui tutti quanti noi dobbiamo tendere, ecco, il Papa una volta ha detto che c'è una virtù su cui non si esagera mai, che è la carità, e ha detto bene, non esageriamo con la carità, che non si esagera mai. Ma Santa Caterina da Siena diceva che la vaglia e la nutrice della carità è l'umiltà. Quindi capite, la carità senza la vaglia non ci sta, e senza la nutrice. Quindi con l'umiltà è l'altra virtù che bisogna esagerare, d'accordo? Perché per quante cose sapessimo o per quanto santi fossimo, sapete che quando uno è santo, lo sapete qual è un segno? È che non ci si sente. Cioè, ci sono molte probabilità che uno stia camminando verso la santità, ma si sente il più piccolo di tutti e il più povero di tutti, d'accordo? Perché il santo per antonomasia non sa di esserlo e non pensa di esserlo. E se qualcuno mi dice ma tu sei santo, io gli risponde, non glielo risponde perché non si può dire. Se si potesse dire, risponderebbe ma tu sei matto. Se siccome tu sei matto da una piccola mancanza di carità, dice ma guarda fratello mio che ti sbagli proprio, io sono un povero peccatore che sta in cammino, santo non ci sono. Quindi questo è molto importante ricordarlo, perché può succedere anche nel nostro piccolo di avere atteggiamenti simili a quelli degli scribi e dei farisei. Invece San Paolo, che bello, nella prima lettura, guardate, ha detto sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, sono contento di soffrire per voi, perché? Perché completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Bellissima, in due parole, il senso cristiano della sofferenza. Noi quando soffriamo non è che siamo contenti perché ci piace soffrire, no? Noi quando soffriamo sappiamo santificare la nostra sofferenza, perché ci ricordiamo che Gesù ha sofferto per cosa? Per il bene e per la salvezza dell'uomo. Noi, San Paolo stesso dice, siamo membra di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo. Quindi se io prendo la mia sofferenza e la offro al Signore,
Io continuo nel mio corpo quello che Gesù ha sofferto e Gesù lo fa suo. E attraverso questa sofferenza offerta scendono grazie e benedizioni su tutti. Perché la sofferenza offerta con amore ripara i peccati, espia i peccati, ottiene grazie per sé e per tutti. Quindi ecco il vero amico di Dio, capite? Non quello che sta, ma quello che per esempio capisce il senso soprannaturale della sofferenza. Ancora, bellissima ultima parte, cioè, guardate, io sto tanto pregando perché acquistino questi membri della chiesa di Laodicea, per quelli che non hanno conosciuto di persona, la piena intelligenza, guardate, giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, altro che quelli che sanno già tutto. San Paolo prega, dice, speriamo che tutti quanti possiamo sempre più e sempre meglio penetrare nella conoscenza di Gesù, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. È chiaro che conoscere meglio Gesù presuppone il fatto che non conosciamo bene, cioè che la conoscenza di Gesù non sarà mai perfetta in questo mondo, né di lui, ma sapete che c'è Gesù, e voi lo perdonate se ogni volta che nomino Gesù, c'è stata poi la sua copia autentica in versione umano-divina. Gesù è Dio fatto uomo, la Madonna è piena di grazia, ma la Madonna è la fotocopia di Gesù, al femminile. E impiegare il tempo per conoscere sempre meglio Gesù e la Madonna vuol dire penetrare in tutti i tesori della sapienza e della scienza. E guardate, nella misura in cui si conoscono loro, cresce sicuramente l'umiltà, perché gli esempi di umiltà per antonomasi più grandi sono Gesù che si è umiliato, cioè così uomo, obbediente fino alla morte di croce, e la Madonna, che pur essendo la più grande di tutti, capite, si sentiva l'ultima di tutti, appunto perché chi è santo si sente piccolo davanti a Dio, perché sa che se santo fosse è perché Dio di grazia l'ha ricordato. La Chiesa saluta sempre la Divina Maria come la piena di grazia. Di lontano da noi gli atteggiamenti degli scribi e dei farisei che pensano di sapere tutto e giudicano anche se non Gesù coloro che lo rappresentano, e possa invece giungere a noi sempre di più la sapienza di Gesù, che oltre che al senso della sofferenza ci faccia crescere nella conoscenza di lui e di sua madre e nostra madre Maria Santissima, per essere sempre più arricchiti di sapienza e di scienza per mezzo delle quali cresciamo nell'umiltà e tendiamo sempre più speditamente alla santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.